Il pezzo pregiato del mercato è senza dubbio Simone Miani. Di professione centravanti arriva a Chieti dopo aver disputato la prima parte di stagione con il Pisa in prima divisione dove ha messo insieme 10 presenze e 3 reti. Io sono venuto per dare il mio contributo ai ragazzi, quindi naturalmente senza problemi cercherò di dare il massimo per, per tentare questa, questa possibilità che i ragazzi fino adesso hanno portato avanti, un bellissimo campionato e sperare di, di fare ancora bene. In Abruzzo si è fatto conoscere con la maglia della Rosetana ed apprezzare con quella della Tessa. Due stagioni fa, la migliore a livello personale, 27 centri in 32 presenze e tanta roba. A lui il Chieti chiede i gol pesanti, quelli per intenderci che servono per centrare i playoff. Tra te il Chieti, già c'era stato qualche abboccamento due anni fa quando hai vestito la maglia della Tessa? Sì, sì, quindi diciamo che. Arrivo qua a Chiedi magari con un po' di ritardo ma non è importante. L'importante adesso è fare questo rush finale di stagione al meglio possibile come hanno già fatto i ragazzi fino adesso. I miei compagni si sono dimostrati veramente una buona squadra, hanno fatto dei buonissimi risultati e adesso diciamo, sta a noi fare queste 12 partite finali nel miglior modo possibile. Domenica arriva il Bellaria, ha squalificato Buttazzoni, sicuramente sarà in campo già dall'inizio. No, no, questo non, non spetta a me dirlo assolutamente. Abbiamo 4-5 attaccanti, siamo tutti allo stesso livello, tutti molto bravi, e quindi naturalmente decidere il mister come è, com è giusto che sia. Io non, non ho nessuna pretesa, ho solo la pretesa di, di allenarmi nel miglior modo possibile e poi senza problemi vediamo chi scende in campo. Miani, cosa eh, si sente di, di dire eh, alla piazza di Chieti? Cosa prometti? Quanti gol prometti? No, no, no non parliamo di gol, parliamo di, di professionalità e serietà. Quella penso che è una cosa che mi contraddistingue e quindi anche quest'anno ci sarà naturalmente.